Io direi che è una sigla di un certo effetto questa di oggi, è una sigla abbastanza importante, ci siamo di nuovo, vi salutiamo e vi ringraziamo perché abbiamo avuto tante di quei complimenti in questi giorni che diciamo, hanno preceduto questa nuova puntata di Radio MH con nuovo palinsesto che è Onde Corte, appunto. Qui a fianco a me c'è Doc, ormai lo chiamano così anche in famiglia, Saluta Doc. Grande Giove, ah no scusa, quella è un altro film. Cioè, vabbè, ho capito che ci siamo quasi per la prima di tutti questi eventi che stanno facendo a catena su Back to the Future, giorni però... infatti ci saremo anche noi, però Doc qui ormai si è lasciato prendere, non c'è niente da fare. Mi hanno detto che anche tua mamma ti chiama ormai così, dice Doc vai a prendere la pizza, la cosa. Sì, in realtà ho creato un mostro, ecco. Doc. Ho creato un mostro, ne sono contento. Ragazzi, io volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi veramente di cuore da parte mia, di Doc e soprattutto di tutta la redazione di Radio MH e del team Misteri Hunters, perché siete stati veramente stupendi, a parte i tanti like che diciamo abbiamo potuto vedere sulla pagina Facebook. Siamo commossi. Sì, siamo veramente commossi e non lo diciamo un po' meno perché c'è il cuore di pietra. Siamo realmente felici. Come? Io dico tu un po' meno perché c'è il cuore di pietra. No, io con loro sono gentile, con te ho il cuore di pietra, capito? Perché comunque, ecco. Sì, te lo meriti un po', dai. Ragazzi, veramente ancora grazie da parte di tutta quanta la redazione, siamo veramente contenti, abbiamo saputo che vi è piaciuto il nostro duo e quindi abbiamo deciso di regalarvi un'altra puntata. Più fate così, più andremo in onda noi, ecco, quindi se volete levarci dalle scatole sapete cosa fare. Ora Doc, bando alle ciance, diciamo una cosa, dopo il doveroso ringraziamento che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, direi che io ti ho visto oggi arrivare con un bel malloppo di carte per questa nuova puntata di Onde Corte, la prima, quindi è la più importante. A proposito, prima che parli, Doc, che cominci a tediare i nostri ascoltatori, vi è piaciuta la sigla? Perché dopo vi rileverò, è bellissima, parola del giorno, rileverò invece che rivelerò, ecco, lancio già la parola del giorno. Quello che diciamo il segreto che c'è dietro questa sigla, o meglio non proprio segreto, uno dei tanti, vi sfideremo a capirne di più. Aia, Doc vi ha sfidato, io starei attento, Doc, perché chi ci ascolta, insomma, voglio dire, sono delle brave persone, non sono come lei che è puntiglioso, fastidioso, io ripeto ancora questa cosa. Comunque Doc, queste carte allora oggi raccontaci, che ci hai portato? Allora, io ovviamente sono qui per tediarvi, questa la vera parola del giorno, infatti non la tua, perché... è per questo che mi hanno messo vicino a te, capito? Così possiamo evitare di tediare ulteriormente il pubblico. Sì. Allora, io vi voglio spiegare insieme all'aiuto di Speaker, che soprannome pessimo che... Allora, attenzione a quello che dici perché sono stati loro a darmelo questo soprannome, quindi io li rispetto, lei non è una... Lei è una pessima persona, se potessi la eviterei, guarda, che per contratto devo rimanere qua. Non ti hanno dato un soprannome, siccome io c'ho il soprannome... Che ti ho dato io, assolutamente, di questo ti ringrazio. Loro hanno detto, ti hanno identificato con lo Speaker, ma di fatto non ce l'hai. Se piace che a loro il tuo soprannome Speaker, manteniamo Speaker, se no troveremo qualcosa di più adatto. No, io sottolineo lo Speaker, quindi vuol dire lo Speaker per antonomasia, ecco. Vado anche contro tutti i colleghi Speaker del mondo, ormai siamo spadaccini a Radio MH e soprattutto a Onde Corte, ragazzi, grazie. Io non... Sei un po' invidioso, io mi disconosco da questo tuo atteggiamento. Un po' di invidia, Doc? Bando alle ciance. Va bene, andiamo avanti. Posso tornare ad essere pedante con... Non ha mai smesso, Doc, prego. Allora, abbiamo scelto il programma Onde Corte per il tipo di, ovviamente, di tematica che trattiamo. Siamo un programma radio e abbiamo trovato questo tipo di... parte di nuovo la motosega anche alla seconda puntata, perché ragazzi, alla terza avrete un bonus. Allora dovete capire che mentre io parlo cercano di farmi gli spetti perché mi fanno eccolo qua di nuovo, mi fanno gesti. Doc, non c'è nessuno, siamo solo noi in redazione, lei vede i fantasmi. Senti, allora ricominciamo da capo. Abbiamo scelto Onde Corte perché indovinate perché siamo una web radio, fin qua c'eravamo arrivati dalla prima puntata. Sagace, bravo. Sì, Abbiamo chiamato Onde Corte perché si sa che, o meglio, non tutti sanno che esistono due tipi di onde: le onde corte e le onde lunghe. Quelle che noi siamo sono le onde lunghe. In realtà ci sarebbero le onde corte che ormai sono ufficialmente o appare ufficialmente in disuso. Ovviamente quello che dico io non prendetelo come scienza, io ho semplicemente fatto ricerca, potrei anche aver sbagliato. E siamo quasi sicuri di questo, Doc? E se sbaglio... Trova l'errore di Doc e vincerai una maglietta, tipo così, con la foto di Geranio, vi ricordo a tutti quanti chi è Geranio, poi mi rispondete sulla pagina web. E ovviamente segnaleremo gli eventuali errori o insomma, andiamo avanti. È terza motosega per noi. Allora, le onde corte sono quelle frequenze, o meglio, quello spettro di frequenza che spazia dai 3 ai 30 MHz e corrispondono alla gamma di lunghezza d'onda che va dai 100 ai 10 metri. Quindi dovete immaginare questa onda che viaggia, che ha lo spazio che spazia dai 100 ai 10 metri. Questo permette di viaggiare con poca potenza e di effettuare collegamenti a lunghissima distanza. Infatti questo intervallo viene riflesso verso la superficie terrestre dagli stati ionizzati presenti a varie altezze dell'atmosfera. In che senso? Praticamente quando viene emesso il segnale, questa qui è una mia interpretazione, mi immagino come avvengono queste cose, poi ovviamente se ci sono persone esperte che vogliono confermare o incrementare questa descrizione, noi siamo felicissimi. Cosa succede? Che quando viene messo il segnale, questo segnale rimbalza fino agli strati ionizzati dell'atmosfera. Quindi in base ovviamente anche ai livelli degli strati ionizzati, il messaggio è più lungo o più breve, No, ma io lo dico per fare l'avvocato del diavolo, ma non era meglio usare Skype, tipo, per esempio? Non lo so, quando hanno inventato questa tecnologia Skype non era neanche pensato nella mente del creatore. Avrebbero fatto bene a pensarlo. Quando nasci che dicono i tuoi genitori si sono sposati negli anni 80, nell'86 all'87 ti hanno creato, e allora che cosa dicono? Non è neanche nei pensieri di mamma e papà. La stessa cosa Skype ancora non era nei pensieri di mamma e papà, neanche Skype, diciamola così, va bene, Doc? No, sicuramente non nei pensieri del creatore. Che succede però? Che queste onde corte vengono usate tendenzialmente di giorno, perché vengono aiutate dal vento solare che ionizza i gas atmosferici. Quindi Doc, se io volessi mandare un messaggio in onde corte a quella che è la mia ragazza in Australia, per esempio, non ho una ragazza in Australia, però faccio un esempio, dico così. Ti consiglio di mandarli di giorno, se ci sono alcuni momenti, tipo ogni 11 anni, in cui il segnale del vento solare... 11 anni, o lei sa precisamente che sono 11 anni? Io so, dalle mie ricerche ho edotto che sono 11 anni. Parola del giorno, edotto, eccone un'altra. Meno fratelio. Ogni 11 anni circa il vento solare è talmente forte che permettono a questi ioni di gas di conseguenza alle onde di viaggiare anche di notte. Ora però... quindi devo tenere il conto, così in Australia, posso arrivarci dopo 11 anni anche di notte, diciamo, ecco. Sì, attualmente, perché là c'è il fuso orario, quindi chiaramente c'è da dire che però attualmente le onde corte vengono usate dai radioamatori. Infatti le frequenze che usano i radioamatori vanno dalle 1,8 ai 30 MHz, quindi rientra nel raggio delle onde corte. Okay. E sono molto importanti, perché in caso di calamità naturale, io ho conosciuto anche dei radioamatori. Pensavo delle calamità naturali, che mi hanno... amicizie strane, hashtag amicizie strane. Mi hanno informato che le onde corte sono molto importanti, perché qualora dovesse succedere una calamità naturale, tipo un terremoto, qualcosa, e quindi non c'è la possibilità di usare le frequenze normali, le onde corte viaggiano tranquillamente da un punto A a un punto B attraverso Doc, non so lei, ma durante una calamità naturale io veramente scapperei, più che mandare onde corte in giro. Però ma non lo devi mandare durante la calamità, ecco. Dopo la calamità un metodo di comunicazione è appunto quello delle onde corte. Sì, ma devo riordinare poi la casa, le cose, mandare le onde corte. Non la manderai, poi ne parleremo in un'altra puntata magari, ecco. Non lo manderai tu, lo manderanno come sistemare casa dopo un cataclisma. Non le invierai tu, le invieranno gli addetti delle comunicazioni aeronautiche o via dicendo, oppure gli addetti delle comunicazioni. È difficilissimo lavorare con te comunque, mamma mia. È per questo che l'hanno messa a fianco a me, perché così insomma sto facendo, ecco, una puntata pessima. No, forse grazie a me però si alzerà un po' di... me lo auguro proprio. E quindi Doc, dicevamo, cataclismi a parte, ecco, ci stava spiegando un po' i radioamatori e le onde corte. Sì, infatti in caso di calamità, ma comunque che parlavamo appunto che le onde viaggiano sul continente terrestre, vengono usate anche per le trasmissioni intercontinentali, anche in codice Morse, perché soprattutto se sono messaggi militari. Questo non vuol dire che sono messaggi segreti, però ovviamente il suono del codice Morse, perché alla fine vengono inviati tramite impulsi sonori, esattamente, permette quindi una maggiore ricezione, chiarezza di ricezione. E qui, mio caro speaker, avviene il mistero. Oh, ecco, sì, perché, sì, perché no... fino a noi siamo stati un pochino troppo classici, ecco, comunque sì, avevamo promesso dei misteri al riguardo. Sì, esattamente. Cosa si c'era dietro le onde corte? Ebbene, c'è un mistero che prende il nome di number station. Cosa sono queste number station? Sono delle stazioni radio, appunto in onde corte, di origine sconosciuta. Generalmente abbiamo creato anche l'atmosfera, Doc. Wow, mi sento molto Piero Angela. Generalmente le trasmissioni contengono che Piero Angela voce... non ce ne voglia per questa cosa, Doc, perché comunque, cioè, paragonarsi a Piero Angela un pochino, no, ha fatto la storia lui, la faremo anche noi. Ah beh, sì, Doc, però in un modo o nell'altro entriamo più modesti, ecco, facciamo così, va. Piero Angela, scusa, ci sappiamo che tu ci segui sempre, noi ti vogliamo bene, io fin da piccolo ti seguo. Io voglio il tuo autografo. Io vorrei una foto autografata di Piero Angela, alle volte ci ascolta e ce la invia. Piero, io ti ringrazierei. No, Piero, no, io mi dissocio da questa cosa, Piero, no, non ti spaventare, ecco, manda la foto tranquillo, vabbè. Dicevo che generalmente le trasmissioni contengono una voce femminile, a volte anche maschile, e raramente una infantile. Queste voci spesso sono registrate, e negli ultimi tempi invece sono addirittura delle voci sintetiche, un po' come tipo Radio Maria, quando, cioè, no? Più o meno. No, vabbè, ci scusiamo con i colleghi di Radio Maria, non ci mandino maledizioni anche loro, perché già qua siamo già tra Piero Angela e cose, insomma, passeremo un guaio. Comunque, a parte questo, dicevamo, queste trasmissioni contengono numeri, parole, lettere o altri codici, tra cui anche il codice Morse. Le number station, dicevo, possono essere individuate di tre tipi. Sono le stazioni in fonia, dove i numeri vengono, lettere o frasi estratte da poesie o testi di letteratura, vengono pronunciati da una voce umana, quindi quasi come se fosse in diretta, oppure da un sintetizzatore. Così si leva pure la questione personale, quindi è qualcosa di ancora più criptico. Ci sono le stazioni che trasmettono in codice Morse o altri codici, capite bene, e le stazioni che trasmettono apparentemente del rumore messi a casi, sembrerebbero, alcuni dicono di no. Infatti queste stazioni vengono chiamate noise stations, appunto. Spieghiamo un po' che vuol dire noise, Doc, lei che è un cultore della lingua. Rumore. Attenzione, traducibile con rumore. Tra l'altro, ecco, ci sono questi piccoli intermezzi dove si sentono dei rumori. Appunto. Questo è un nuovo collaboratore della radio, poi ve lo presenteremo, anzi lo faremo presentare da solo, perché lui pensa che è venuto solo a fare i rumori, ma gli facciamo fare anche la figura dopo, e già lo vedo che sorride un pochino. Sta anche arrossendo, sì, è vero. Doc, quindi dicevamo, insomma, queste number station vengono sbucano da queste stazioni sparse per il mondo. Alcune pare che vengano individuate in America, e spesso usano lo spagnolo come lingua, mentre quelle che vengono individuate in Europa, da premettere che l'individuazione è l'inglese, scommetto, anche per la legge del inglese, tedesco, francese o addirittura le lingue slave. Come sempre l'Europa domina, ragazzi, cioè noi non ci limitiamo a una sola lingua, ecco. Anzi, gli americani ci copiano, usano lo spagnolo, quindi c'è da precisare che è possibile ovviamente individuare queste queste stazioni, però i costi e i tempi per individuarli sono talmente alti che non si ci investe. La gente non gliene frega più di tanto, quindi si vede. La particolarità è che spesso queste stazioni contengono dei messaggi criptici, tant'è che la gente abbia fantasticato sui contenuti. Alcuni dicono che siano i governi per mandare le informazioni, alcuni dicono che sia la criminalità organizzata, c'è chi addirittura... Radio Maria, alcuni suggeriscono addirittura. No, aspetta un attimo, Doc, cioè lei mi sta dicendo che io ho associato il mio nome, la mia figura a questa stazione radio che prende il nome di... cioè questo programma prende il nome di Onde Corte. Potrebbe saltar fuori che le Onde Corte servono alla mafia o allo spionaggio. No. Allora se mi arrestano io, la colpa è di Doc, voi mi siete testimoni. Io mi dissocio pure. Sono tutte delle credenze, cioè il web è pieno di mitomani, di persone che pur di fare scoop post sensazionalistici si inventano le peggiori. Io comunque metto le mani avanti, diciamo. Quindi, che io non ci volevo neanche venire, mi ci hanno costretto, ve lo dico prima. Pensa che c'è gente che crede che gli mandano gli UFO. Li mandano gli UFO pure, addirittura gli alieni. O gli alieni, cioè è vero, perché voi non lo sapete, ma abbiamo imparato la differenza tra alieni e UFO. Ma io veramente Doc già la sapeva, sì, ti ho anticipato. Gli UFO sono Identified Flying Objects, ovvero oggetti non identificati, non necessariamente di matrice aliena, potrebbero essere anche degli oggetti militari che ancora non sono riconosciuti. I droni, per esempio, diciamo. I droni. O nuovi modelli di aerei. No, esattamente. Basta pensare che comunque c'è il famosissimo progetto SETI, dove si aspetta che dei messaggi radio dagli alieni. Anche se il progetto SETI, piccola parentesi, è un progetto nobile ma alquanto difficile da attuare, perché qualora noi mandiamo dei segnali radio nello spazio e riceviamo anche in teoria. Vai a quel paese, per esempio. Riceviamo dei dati che spesso non sono identificati con messaggi radio, anche perché qualora noi dovessimo contattare un'altra civiltà si pone questo problema. Noi abbiamo un certo livello di civiltà, mandiamo queste onde, la propagazione delle onde non è infinita, arriva un punto in cui il segnale si disperde, quindi noi dovremmo trovare un'altra civiltà con la nostra stessa con il nostro stesso livello di civiltà ad una distanza talmente ravvicinata che possano ascoltare e rimandare il messaggio. Ci vogliono anche parecchi anni, quindi è capace che se noi mandiamo un messaggio adesso è capace che ci possano rispondere fra 200-300 anni, quando noi magari abbiamo avuto una risposta, mi sa, Doc. Può darsi. E comunque il SETI@home tutti possiamo collaborare al SETI@home, il progetto SETI@home, SETI@home, andando su internet e cliccando su questa parola chiave e usare il nostro PC, quindi la RAM del nostro PC totale o in parte per come si dice, per la miseria elaborare i dati che arrivano alla Barclay University. Oltre al progetto SETI@home ci sono anche altri progetti più nobili, quali decifrazione di linguaggi, studi matematici, studi chimici e medici. Io manderei, Doc, manderei proprio questa ricerca sulle number station, la manderei a loro per vedere se magari loro hanno qualche tecnica. Si può proporre un comitato scientifico, poi lo sceglierà. No, allora gli alieni, dico, gliela telegrafiamo nello spazio, pim, magari, capito, cioè ci risolvono questo mistero, ecco, riescono a dirci se passeremo un guaio quanto prima per aver usato questo nome, o se semplicemente sono cose casuali, tipo il solito burlone di turno che si mette sul tetto della casa, lancia dei messaggi, chi li sente bene, chi non li sente così, ecco. Ma guarda, tu puoi fare quello che vuoi, tanto non ti ascolteranno. Io non faccio niente, non cominciamo a dire che sono io che faccio le number station, perché io anzi non so manco come si attivano. Io dico la verità, a questo punto proverei a creare un progetto tipo SETI@home per riuscire a decriptare questi messaggi, perché nelle number station c'è, ripeto, ci sono dei diversi, allora vengono detti Dunque, Doc, nell'Amber Station vengono inviati dei messaggi particolari. Possono essere, cioè, il messaggio che può durare anche 15 minuti. Non è un messaggio chiaro, è crittografato in maniera talmente perfetta, o comunque quasi perfetta, e apparentemente senza senso. Cioè, vengono inviati questi messaggi e all'improvviso sbucano questi messaggi con scritto, per esempio, 1 2 2 1 1, un pezzo di una canzone, la frase di un film. Doc, lei mi ricorda un po' la nostra sigla, le dico la verità, quella che abbiamo scelto. Ho spoilerato qualcosa, forse. Sei un idiota. Sei un idiota. Allora, non è un caso, questa forse, mi sa che era mia, me la sono anche meritata, direi. Direi proprio di sì. No, noi ovviamente non abbiamo fatto le cose a caso. Abbiamo scelto di creare questa sigla per lanciarvi un piccolo giochetto. Riuscite voi a decifrare quello che dice la sigla della canzone? Potrebbero rimanerne scontenti. Ma dire, io lancerei un bel giveaway, diciamo così. Addirittura partiamo col primo giveaway, detto direttamente dal nostro Doc. Sì. Che giveaway possiamo dare, Doc? Allora, possiamo regalare una maglietta agli ascoltatori che riusciranno a risolvere il quesito della sigla. Cioè, vorrei sapere cosa dice la sigla. Il primo che riesce a decifrare riceverà una bella maglietta. Attenzione. Allora, Doc, tanto per cominciare mi hai rubato il lavoro, perché diciamo questo è più o meno quello che faccio io. Tu ti occupi della parte scientifica, ecco. Però, Doc, è stata carina questa cosa. Allora, sì, io sono d'accordo con te, anche la redazione mi pare che sia d'accordo. Sì, perché no? Allora, una maglietta di Radio MH al primo che riuscirà a tradurre la nostra sigla, a dirci cosa significa. Tradurre no, più che altro decifrare. Decifrare, va bene, Doc. Parola del giorno anche decifrare, direi così. Quindi, a proposito, io vi voglio dire una curiosità sulla sigla, che ovviamente non è la soluzione, ma... Noi abbiamo, nella puntata precedente, la puntata 0, dove abbiamo un po' scherzato con voi, ecco, siamo stati 0 anche per quanto riguarda i contenuti. Abbiamo detto che Giuseppe, il nostro presidente, il dottor Giuseppe Oliva, è abbastanza inutile come persona, però devo dire la verità, la sigla è un'idea del nostro presidente, al quale io farei un applauso di nuovo, Un grande applauso al presidente, sì, sì, sì. Lui si diletta di queste cose, la sigla è completamente opera sua, Non so a quanti di voi possa interessare, però almeno abbiamo dato la testimonianza che completamente inutile non è. Giuseppe, ti vogliamo bene, giusto, si fa per dire, si fa per scherzare. Siamo licenziati, Doc, lo sai, sì? Ma magari tu, perché io non ho. Io ti trascinerò con me, Doc, tranquillo, cioè. Comunque, Doc, dicevamo, quindi queste Number Station, insomma, nascondono un bel po' di... Allora, insomma, nei messaggi che ci sono potrebbero esserci tipo: salve ragazzi, puntate i telescopi a queste coordinate e ci possiamo vedere. Come potrebbe essere tipo, non lo so, compare, scendi e portami la cocaina, tipo una cosa del genere. Oppure dobbiamo ammazzare quel tizio, domani alle 4 ci troviamo in tale luogo. Ma guarda, in quel caso siamo arrestati, lo sai, sì, cioè... In realtà io... non so davvero cosa possono essere queste Number Station, perché di fatto questo tipo di messaggi sono stati usati magari pure dalle organizzazioni militari per inviare magari qualche comando di attacco o comunque delle istruzioni precise, anche se di fatto le organizzazioni governative, non negano tutto, hanno sempre negato, anzi. In realtà dicono che che noi civili non dovremmo neanche ascoltare questo tipo di stazioni radio, però alla fine non è che siamo noi che li cerchiamo. Chi ha la strumentazione adatta per un qualsiasi uso della stazione radio le può intercettare tranquillamente. Allora, quindi, Doc, io vengo un'altra idea adesso. Lei ha dato la maglietta, io invece dico un'altra cosa. Siccome so che comunque sul nostro territorio, anche nazionale, c'è molta gente che si diletta con le radio, soprattutto quelle amatoriali, diciamo così, ecco, radio amatori proprio nella fattispecie, come li ha nominati lei prima, li ha classificati prima. Ecco, se c'è qualcuno che magari ha avuto a che fare con queste Number Station, perché non ci manda una bella mail o non ci contatta, non contatta la nostra redazione, per fare magari, ecco, una bella discussione intorno a questo argomento, un'ulteriore discussione, trattare un pochino meglio l'argomento, magari con uno che è realmente esperto, e vedere magari, ecco, una testimonianza di prima fila, mettiamola così. Doc, l'ho implicitamente offesa in questa mia dissertazione. Non so se parola del giorno, dissertazione. E siamo a tre. Non so se... sì, no, veramente siamo pure a quattro, non... Cioè, le ho dato dell'incompetente, dovrebbe reagire, Doc. Ma io non sono incompetente, cioè io sono uno studioso, io mi limito a studiare quelli che sono i misteri e la scienza del mondo. Doc, io comunque direi, sì, allora, in piccola parte abbiamo analizzato questo tema che comunque è interessante, al di là dei miei interventi che hanno un po', ecco, sono stati un po' mirati a dar fastidio al nostro Doc, al nostro esperto, che poverino, devo dire la verità, siamo appena rientrati da un'esperienza con i Misteri Hunters fuori dalla regione. Siamo stati al convegno interregionale del CUN in Centro Ufologico Nazionale. Cioè, ho capito che siamo in Calabria e Kun lo prendono in un'altra maniera, però penso che abbiano capito, insomma. Ma diamo spazio a chi non conosce il Kun di sapere che cos'è. Esattamente, va bene, ok. Io qua potrei fare delle battute, però è meglio che non le faccio, Doc. Dicevamo, quindi abbiamo avuto il piacere di essere ospiti a questo convegno, diciamo, che si è tenuto a Lecce. Nella fattispecie. È un convegno, devo dire, molto interessante, sul quale praticamente vi ragguaglieremo in una puntata prossima. Ecco, abbiamo raccolto del materiale, qualcuno di voi magari ha potuto seguire anche la nostra pseudo diretta fotografica e non, sulla nostra pagina Facebook Radio MH. E vi svelo una cosa, è stato il grande Doc, è lui che ha fatto le foto e ha scritto quelle che erano, diciamo, le frasi emblematiche dei discorsi. Ho riportato quanto più mi era possibile le frasi importanti di quello che si diceva. A nome della redazione la ringrazio per lo sforzo che ha fatto, ecco, insomma, voglio dire, per passione questo. Tra l'altro, ecco, loro non lo sanno, io adesso spoilerò un'altra cosa, il nostro Doc a Lecce si è innamorato un paio di volte, poi tratteremo l'argomento, ecco, magari in una... Anche Doc ha dei sentimenti, molto bella, non è un'enciclopedia che cammina, va bene? La città è molto bella, ci sono dei monumenti fantastici. Cioè, Doc, te la sei meritata, devo dire la verità. Ma io sono innamorato di Sofia, Sofia, la Sapienza. Cioè, non si chiamava Sofia, io, Doc, ero a fianco a lei, anche se non facevo le foto, ma... Comunque, ragazzi, parleremo anche degli amori di Doc prossimamente, perché comunque devo dire la verità, è una carina, dai, Doc. Anzi, io lancio un appello adesso, va bene? Avevo promesso di farlo, Doc mi diceva no, non lo fare, ma io non posso lasciarmi scappare questo, se no non sarei lo speaker. Ma tanto non ti sto per favore. Beh, sì, può essere pure che ci arriviamo, ecco. Qualora, mettiamolo così, qualche operatore della Croce Rossa di Lecce, mettiamolo in questa... Sono stato anonimo, Doc. Diciamo... volesse contattarci, ecco, stamattina un operatore, donna chiaramente, ecco, almeno precisa, diciamo, ha parlato col nostro Doc per un po', un'operatrice, sì, vabbè, volevo essere vago, Doc, ecco, un'operatrice ha parlato con il nostro Doc, purtroppo questione di tempo dovevamo rientrare, quindi non è stato possibile approfondire questa chiacchierata, ecco, però Doc è stato omaggio tutto il viaggio, signorina, quindi se lei ci dovesse ascoltare alle volte, anche per un saluto, ovviamente, anche per un saluto, ecco, ci faccia sapere, tanto lei sa diciamo, le persone sa con chi sto parlando, ecco, mettiamola così. Guarda, io se mi stai ascoltando ti chiamerò Sofia, perché così almeno faccio... addirittura abbiamo un altro spoiler, sei la musa ufficiale del nostro Doc. No, Sofia, io ti chiedo ufficialmente, ora non fatti sentire, batti un colpo, come si dice. Ti chiamerò Sofia, non fraintendere, questo qui è un vile atto da parte di speaker, no, di rovinarmi, sto lavorando per l'oggezione. Allora, chiedo scusa, a me in tasca non me ne entra niente, cioè, quindi voglio dire, io le sto dando una mano in qualità di amico, ecco. Ti gongoli della mia emozione. Io ripeto, è un vile atto da parte di speaker a rovinare la mia reputazione. Allora, ragazzi, io non credo che si rovini la reputazione, è che anche i Doc hanno un cuore, ecco, mettiamola così, va. Doc, dai, non mi fare questa faccia, cioè io ho fatto una cosa carina. Sei una persona disdicevole. Disdicevole. Ok, io direi che... parola del giorno, direi. Sì, ormai siamo a 1000 parole del giorno. Sì, la top è questa, disdicevole. Allora, siamo arrivati alla fine, Doc, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, che probabilmente saranno ancora di meno dopo questa nostra puntata, ma noi siamo contenti. Non arrivi a Lecce questa puntata. Io mi auguro di sì, perché sarà molto divertente. Però ragazzi, io vi avevo promesso una cosa, adesso la mantengo. Qui a fianco a me c'è il nuovo tecnico del sound, come avete potuto sentire dai vari piccoli interventi. Non è più Geranio, ma... Allora dai, di qualcosa, non essere timido. Ciao, buonasera a tutti. Chi sei? Chi sei? Presente? Sono Davide. Ecco Davide, un nuovo collaboratore di Radio MH, che spero continuerà a venire a essere presente alle nostre puntate. Quando brilla la luna spunta il nostro eroe Davide. Vi avete anche sentito cantare adesso, sì, al dono del canto e delle lingue. Ah Doc, tra l'altro, sì, il canto delle lingue, cioè voglio dire, Doc, sia un po' più leggero a fine trasmissione. No, va bene. Allora ragazzi, sul no di Doc io vi saluto, vi rimando alla prossima puntata di Onde Corte, dove saremo, ecco, cercheremo di trattare un altro argomento e magari, ecco, lo tratteremo un pochino meglio di come abbiamo trattato questo, perché diciamo la verità, ecco, a noi era più darvi un input, una curiosità sulle Onde Corte, anche perché essendo un argomento che non c'è stata ancora, diciamo, messa la parola fine, non siamo in grado di darvi poi quella che è la risposta definitiva. Però ci auguriamo che nella prossima puntata tratteremo un argomento che sì, Doc mi fa segno intanto, io non... Doc, io sto facendo il possibile, ma non ci posso... Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori che, qualora avessero domande o curiosità o informazioni, di contattarci, così possiamo aumentare, correggere ciò che abbiamo detto, aumentare le informazioni, quindi possiamo integrare con una puntata futura tali argomentazioni. Ok, possiamo dire che, diciamo, la nostra è stata un pochino una puntata pilota, ecco, per farvi capire più o meno le competenze di Doc. No, non è vero, sto scherzando. Vi rimandiamo a lunedì prossimo con un nuovo TED Doc. Che tratteremo lunedì prossimo? Ci hai pensato qualcosa nella tua grande biblioteca? Ricette, tipo, non lo so, cotto e mangiato, qualcosa del genere, no? Vabbè, già, ok. Sarà una sorpresa. No, sarà una sorpresa. Seguite la pagina. Seguite la pagina. No, Doc, insieme lo dobbiamo dire. Stay. Ma non è ancora arrivato il momento. Seguite la pagina e voi di Radio MH per avere informazioni riguardo la prossima puntata. E ora possiamo chiudere con... Stay tuned. Io ripeto ancora stay tuned, così chi non insomma lo capisce bene. Allora ragazzi, noi vi facciamo sentire di nuovo quella che è la nostra sigla, mi raccomando, ascoltatela bene, tanto comunque la puntata la potrete sentire più volte, e vi ricordo ancora una volta che il primo che darà la soluzione riceverà una maglietta. Ancora dobbiamo vedere se la scritta sarà Radio MH o Doc ha un cuore, ecco, lo decideremo prossimamente, va bene? Allora io aspetto le vostre, anzi noi aspettiamo quelle che sono le vostre risposte, e da Lecce mi raccomando, se dovesse sentire, vabbè, ho già capito, insomma, ecco qui, stay tuned anche da Lecce, mettiamola così. Radio MH ancora una volta. Onde Corte chiude, ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato e vi rimandiamo a lunedì prossimo. Ciao, un bacione a tutti, ciao.